4.000 contatti telefonici nell'arco di pochi mesi, la frequentazione di siti pornografici, ancora una volta in aula i tabulati, le celle telefoniche e gli accessi ad internet. Nel corso dell'ultima udienza del processo in corte d'assise a padre Graziano, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, dell'occultamento della distruzione del suo cadavere, sono stati ascoltati, oltre al vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana, i consulenti incaricati dall'avvocato di Mirko e Lorenzo Alessandrini, Nicola Detti. Alla vela quindi la criminologa Roberta Abruzzone e l'ingegner Paolo Reale. Sotto la lente di ingrandimento la fitta corrispondenza telefonica tra il frate e la casalinga scomparsa, acuita dal mese di febbraio ed interrotta bruscamente il giorno della scomparsa, il 1° maggio 2014, alle 13.46. È stata la dottoressa Abruzzone in aula a porre l'attenzione sul giorno precedente alla scomparsa della donna. Il 30 aprile 2014 i contatti tra padre Graziano e Guerrina iniziarono alle 3 del mattino e si conclusero oltre le 22. Un'escalation indubbiamente anomala, secondo la criminologa. Padre Graziano l'ha sempre detto, l'ha detto fin dall'inizio, lui dopo il 1° maggio non ha più contattato il telefono di Guerrina Piscaglia perché fu in tal senso indirizzato dai suoi superiori, proprio perché giravano delle voci sul coinvolgimento di padre Graziano dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista degli affetti con Guerrina, e per tutta sicurezza i superiori di padre Graziano gli imposero di non più contattare il telefono di Guerrina, ed ecco la ragione per la quale lui non ha più contattato. Ma non sono stati scandagliati unicamente i tabulati telefonici al vaglio dell'ingegner Reale, anche la cronologia del PC di padre Graziano, nella quale sarebbero stati presenti ingressi con la password dello stesso religioso a siti pornografici. Riuscite a provare che quegli accessi li ha fatti lui, e proprio perché subito dopo aver visitato quei siti ha visitato la sua casella di posta elettronica. Quindi ecco, la probabilità che sia un'altra persona è assolutamente improbabile. Fate le vostre valutazioni, un sacerdote che frequentava comunque dei siti di dubbia moralità